la Calabria che questa sera saprà accoglierlo come lo ha sempre fatto. La parola al governatore Giuseppe Sconvellini. Ecco Presidente, la tua Calabria, la Calabria che ti vuole bene, che ti sostiene, la Calabria che con te vuole cambiare. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Voi non avete idea l'emozione che si prova a stare su questo palco, a vedere questa piazza così gremita, a vedere questo grande popolo che è insieme a noi per fare un'iniziativa che non è, come spesso accade, di contestazione, di rivendicazione. È un'iniziativa nuova che forse qualcuno non ha ancora colto. Qui c'è una classe dirigente che scende in piazza, che dimostra di essere classe dirigente di governo, ma anche classe dirigente che sta scendendo in piazza per comunicare insieme ai suoi dirigenti, insieme ai suoi militanti, ai suoi simpatizzanti, ai tanti cittadini comuni, l'idea di un progetto serio, di un progetto ambizioso. E allora io ringrazio, nonostante qualche tentativo che ogni tanto si verifica, di chi tende a dividerci, di chi tende a dividere questa grande classe dirigente, noi siamo tutti qui compatti e coesi, ancora una volta, a dimostrare che c'è un gruppo unito, che c'è una classe dirigente di qualità e che anche i pochissimi assenti lo sono per motivi prettamente istituzionali o personali. Siamo tutti uniti, indipendentemente da tutto, e questo ovviamente è un qualcosa che in Calabria, e non soltanto in Calabria, altri non possono certamente rivendicare. E allora, io credo, per recuperare un concetto e un'espressione di Don Luigi Sturzo, che si possa riproporre una sua affermazione, quando disse un tempo: un programma politico non si inventa, si vive. Questo credo che è un messaggio che oggi noi vogliamo recuperare per dimostrare che in Calabria non per forza bisogna scendere in piazza per contestare, si può anche scendere, qualcuno forse non lo comprende, ma è anche questa la nuova politica, per comunicare le cose che noi abbiamo fatto, per affermare i risultati che abbiamo raggiunto e anche per lanciare il progetto del futuro, per trasmettere un messaggio forte e vincente. E allora io ringrazio tutti i parlamentari che si sono stesi fino all'ultimo per l'evento di questa sera. E non soltanto per questo, ma anche per il grande lavoro di sintonia e sinergia che svolgiamo sulla sede romana, in sede romana, all'interno sia della Camera che del Senato. Un grande grazie a tutti i consiglieri regionali che condividono in prima persona con me questa grande battaglia di civiltà e di progresso. Un grande abbraccio al Presidente D'Alamico che conduce brillantemente il Consiglio regionale e storicamente, sempre tra consiglio giunta, caro Franco, c'è sempre stata una sorta di contrapposizione. Anche qui abbiamo dimostrato che lavoriamo in sintonia, in tandem, che siamo tutti un'unica grande squadra, perché i consiglieri sono la grande forza di questa nostra azione, insieme ovviamente agli assessori, insieme a tutti coloro che sono i presidenti delle province, che ringrazio, i sindaci della città capoluogo, i tanti sindaci che sono qui presenti insieme a noi e con noi, perché credono in questa stagione di cambiamento. E allora abbiamo più volte detto che ovviamente non si può creare dall'oggi al domani una stagione di grande stravolgimento, di grande cambiamento, bisogna conseguire piano piano, passo passo, il risultato. E noi ci siamo messi a lavorare, incominciando da cosa? L'idea di costruire una cornice in una regione dove vi era sempre, diciamo così, l'emergenza alla portata, dove governare sempre l'emergenza e tamponare. Noi abbiamo
deciso in maniera scientifica di lavorare una parte dell'emergenza del nostro territorio e dall'altra concentrarci per disegnare una prospettiva seria, concreta, funzionale per questa nostra regione. E quando abbiamo fatto questo qualcuno ha detto ma che stanno facendo? Non ci sono i risultati. Arriveranno, state tranquilli, non vi preoccupate, voi che siete i gufi che stanno dall'altra parte, state tranquilli che i risultati arriveranno, perché noi abbiamo le idee, abbiamo chiaro il progetto di sviluppo, di rilancio di questa terra. E questa è la forza, anche in momenti in cui noi con coraggio scendiamo in piazza, nella stagione dell'antipolitica, in questo momento noi scendiamo in piazza per ribadire che il buon governo ci può stare nei nostri territori, se ci sono persone credibili, persone che sono attente ai bisogni della gente, che guardano al bene comune, se ci sono amministratori capaci, dirigenti, onesti, trasparenti, che vogliono rilanciare la nostra regione. Questo è il progetto di queste classi dirigenti che abbiamo messo in campo in questo anno e più di esperienza regionale. E allora abbiamo cercato di mobilitare ingenti risorse, e questo forse qualcuno ancora non l'ha compreso. Abbiamo un'esperienza che ci spinge a dimostrare in maniera chiara, inequivocabile, che laddove abbiamo messo in campo le nostre scelte abbiamo conseguito dei risultati importanti. Basta ricordare che nei 3 anni precedenti, dal 2007 al maggio del 2010, all'aprile del 2010, erano stati prodotti in Calabria bandi per circa 230 milioni di euro. Oggi, in soli 18 mesi, da giugno 2010 a settembre 2011, noi abbiamo messo in campo 50 nuovi bandi per un totale di 885 milioni di euro. Queste sono i numeri e le cifre. E quando siamo stati poche settimane fa al tavolo con la Commissione europea, abbiamo ricevuto i complimenti sia dei ministeri competenti che della Commissione europea, perché hanno visto la grande mole di lavoro che abbiamo prodotto in questi mesi, dimostrando la grande attenzione verso le risorse comunitarie e quindi il loro utilizzo. E abbiamo anche dimostrato lo scorso anno, al 31 dicembre, che abbiamo certificato 267,7 milioni di euro, raggiungendo quindi il target e ovviamente superando di oltre 14 milioni di euro il target previsto. E io posso dire che sono molto fiducioso anche per questa annualità, che a dicembre del 2011 riusciremo a raggiungere il traguardo previsto, dando anche qui una risposta di utilizzo delle risorse comunitarie e quindi di buona amministrazione e di qualità della spesa, perché questo rappresenta un altro messaggio fondamentale che noi dobbiamo dare al nostro territorio. E quante cose abbiamo messo in campo in questi 18 mesi? Abbiamo messo in campo 4 milioni per il lavoro autonomo e imprenditoria femminile. Abbiamo messo 25 milioni di fondo di garanzia per le aziende esistenti, 25 milioni di euro per la creazione di nuove imprese, e sono state 600 le imprese che hanno richiesto. Abbiamo messo in campo incentivi e garanzie per le piccole e medie imprese e gli artigiani per un totale di 120 milioni di euro. Abbiamo messo in campo incentivi alle imprese della regione Tauro per 30 milioni di euro. Abbiamo attuato una serie di agevolazioni per i pacchetti PIA, che sono i pacchetti integrati di agevolazioni, per 43 milioni di euro. Abbiamo guardato anche al mondo giovanile in questo discorso dei PIA per 20 milioni di euro, con un bando che ovviamente arriverà fino al novembre 2011, che quindi è in corso. Abbiamo dato la dimostrazione che laddove non c'è un lavoro fatto di giovani assistiti, ma di giovani che possono contribuire alla crescita e allo sviluppo, all'idea di rinnovare e rilanciare questo progetto, abbiamo raccolto
la sfida di 138 giovani dell'allora Sviluppo Italia Calabria che abbiamo recuperato la nostra causa perché sono un valore aggiunto, una ricchezza importante, andando a fare una scelta insieme a Fincalabra e dimostrando che non li abbiamo messi dopo 15 anni per strada, ma li abbiamo recuperati alla causa della crescita di questa nostra regione, dimostrando che la regione presta una grande attenzione verso il mondo del precariato, questa regione che non crea precariato inutile che serve soltanto a fini elettorali, ma che invece attenzione al mondo del precariato cercando di sviluppare nel tempo politiche di stabilizzazione. Questo significa che nel tempo noi ci assumeremo la responsabilità attraverso formule varie, non per ultimo in questo nuovo bilancio, di consumare risorse, utilizzare risorse finalizzate alla stabilizzazione e alla fuoriuscita dal bacino dei giovani precari, proprio per evitare che ci siano migliaia di giovani che vengono presi sempre col cappio al collo, in cui uno dice attraverso le promesse che oggi votate per noi perché poi domani noi gli garantiremo la risposta. Quante volte i giovani hanno sentito dire, si sono sentiti dire queste risposte da parte della politica, noi invece vogliamo lavorare per loro in maniera coerente e seria, senza dire mai risolvere il problema, ma concentrandoci per cercare le soluzioni, e lo continueremo a fare attraverso i tavoli istituzionali, attraverso il confronto costante, senza mai dire una parola in più di ciò che potremo fare, ma lavorando assiduamente e costantemente per ricercare le soluzioni. E allora in questo siamo una regione che produce lo 0,01% nel campo dell'esportazione e abbiamo messo in campo una serie di azioni, una serie di programmi, una serie di accordi di programma quadro proprio per cercare di sviluppare il nostro mondo imprenditoriale fuori dai confini, per cercare di rafforzare l'idea di un messaggio che va oltre i confini regionali, che può creare prospettiva, ricchezza e quindi crescere il mondo imprenditoriale. Abbiamo, sotto questo punto di vista, in questi ultimi giorni, messo in campo 47 milioni di euro per gli alberghi e gli stabilimenti balneari. Abbiamo fatto questo bando da tanto tempo che era stato pubblicato e quindi andremo in questa direzione, però questo è soltanto un passaggio, perché altre risorse che vi erano disponibili abbiamo deciso di concentrare nei PISL, nei piani di sviluppo locale, coinvolgendo gli attori del territorio, le province, i sindaci, al partenariato, quindi alla situazione di categoria sul territorio, per cercare di far partire dal basso quella sinergia tra enti e istituzioni, per cercare di proporre progetti di sviluppo di intere aree urbane, di intere comunità e ragionare tutti e lavorare nell'ottica della sinergia, dell'idea di fare squadra, di fare rete tra comuni, tra amministrazioni, tra i gruppi imprenditoriali. E questo è all'interno dei PISL, ci sono oltre 100 milioni di euro anche per il campo ovviamente delle strutture ricettive, quindi alberghiere. Ci sono tutta una serie di investimenti nel campo del turismo che sono pari a 100 milioni di euro. Abbiamo sviluppato, e lo avete visto, proprio per cercare di rafforzare l'idea di un turismo vincente, forte, un percorso capace di coniugare tutta una serie di esigenze nei nostri territori. L'idea di guardare al turismo come una forza seria di sviluppo, a noi non serve avere tra 2 settimane, 3 settimane il dato abbiamo un più 2 o un più 3 o un meno 2 o un meno 3, noi non possiamo accontentarci di un minimo, di una flessione, di una leggera ripresa del turismo, noi dobbiamo costruire l'idea di rafforzare, di arrivare a un più 15 del turismo, a un più 30 degli anni, perché dobbiamo costruire il futuro di questa regione valorizzando la ricchezza principale che sono le nostre coste, il nostro mare, le nostre spiagge, i nostri paesaggi, i nostri beni culturali, questo grande valore aggiunto che va recuperato, che va promosso, che va ovviamente valorizzato. E allora in questa direzione sicuramente si inserisce anche quel finanziamento di 38 milioni di euro che servirà a, diciamo, sostenere l'azione nel campo dell'ambiente per la depurazione. Abbiamo già sottoscritto
con i comuni che sono 47 in giro per la Calabria, le convenzioni per 47 per 38 milioni di euro per recuperare finalmente qualcosa di nuovo per evitare che il mare sia un mare come è accaduto anche in alcune circostanze nel mese di luglio, un mare in alcune aree del nostro territorio sporco. Non un mare inquinato, che è una cosa diversa. Agli ignoranti diciamo che il mare calabrese non è inquinato, è sporco, è un'altra cosa, non è radioattivo, è sporco, è un'altra cosa. Noi dobbiamo ripulirlo il mare. Questi 38 milioni vanno in questa direzione. Sono risorse che vanno ad aggiungersi a tutta una serie di interventi che speriamo molto presto attraverso il piano per il sud di avere per mettere a disposizione altre risorse ancora e quindi guardare alle bonifiche, al tema dei rifiuti con altri 94 milioni di euro che sono in campo per dare risposte importanti. Abbiamo pronto da diverse settimane, proprio per restare all'ottica turistica, il master plan della portualità. In Calabria realizzeremo, non noi, ma sicuramente i privati, almeno 9 nuovi porti in Calabria. Abbiamo bisogno di almeno altri 5.000 posti barca, perché una terra come la nostra, che è una terra che è al centro del Mediterraneo, per pisare o scendere nel Mediterraneo, non può non avere una portualità che guarda al turismo più ricco, alla nautica da diporto. Dobbiamo incentivare e rafforzarla questa idea, dobbiamo costruire prospettive. Il lavoro brillante fatto dalla vicepresidente Antonella Stasi, che ringrazio insieme a tutta la giunta, ci ha portato insieme agli assessori a redigere un piano che presenteremo ai calabresi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, un piano della portualità, un piano importante che ci consentirà di dare una risposta significativa anche a questo comparto, perché ci sono tanti privati, tante compagnie, tante società importanti che vogliono investire e il piano serve, un piano autorizzato dalla direzione marittima della Guardia Costiera ci consentirà di dare una risposta e ci sono tanti comuni, tanti sindaci che sono interessati a mettere a disposizione le proprie aree per dare una risposta importante a quanto riguarda il discorso della portualità. E quindi noi contiamo veramente, e mi soffermo un attimo per il turismo una volta per tutte, noi non possiamo pensare di far crescere il turismo in Calabria se continueremo a avere delle strutture ricettive così come queste. Noi dobbiamo incentivare il tema dell'infrastrutturazione nel nostro territorio, ma dobbiamo anche crescere nella cultura dell'accoglienza e nella capacità degli standard di qualità delle strutture ricettive. Perché, continuo a ribadirlo, se la signora di Milano va in agenzia per prenotarsi una vacanza e chiede di andare in Calabria, se non nei villaggi non ci sarà mai nessuna agenzia che dirà di indirizzo verso un albergo. Sapete perché? Tranne che l'agenzia non abbia un rapporto diretto, non conosca direttamente qualche struttura ricettiva, perché l'agenzia ormai nel mondo delle catene alberghiere, queste multinazionali, si ragiona tutti nell'ottica di un discorso di globalizzazione. Noi non possiamo pensare che la gente ci venga perché comunque siamo in grado di offrire qualcosa di importante. Allora bisogna lavorare tutti con i nostri imprenditori, perché oggi le grandi catene alberghiere, lo Shell, Conilto, Novotel, il Marriott, il Merkur, quanti ne vogliamo, l'Accor, il Sofitel, per riuscire a dare una risposta seria a quella che è l'istanza di un cittadino, di un utente, di un turista, noi dobbiamo incominciare a mettere le nostre strutture alberghiere, ad elevare allo standard di qualità di queste compagnie, di queste società, per entrare nel circuito, nel mercato internazionale, perché quello che accade in Calabria lo abbiamo visto lo scorso anno da una struttura stupenda che nel Viponese si trasforma in una struttura praticamente di proprietà locale, all'idea di trasferire parte della proprietà da un ingresso di una società così importante della catena alberghiera. Abbiamo visto lo scorso anno, a quest'anno, il cambio, lo stravolgimento dei turisti, dove vi è una presenza elevatissima di stranieri, perché c'è un circuito che si movimenta come le compagnie low cost, la gente va sulle compagnie low cost, come noi stiamo lavorando
dell'aeroporto di Lamezia, Reggio Calabria, di Crotone per portare low cost, perché uno viaggia e sta di andare con delle compagnie a costo basso, ma dall'altra sa di trovare gli alberghi che gli garantiscono uno standard di qualità adeguato e anche elevato a volte. E allora bisogna fare questi discorsi, perché se no passeranno altri 10 anni per riuscire a comprendere perché noi non siamo attraenti sul piano, sul versante turistico. E allora tutto questo non ce lo stiamo raccontando, ce lo stiamo dicendo, stiamo lavorando, stiamo raccogliendo il mondo imprenditoriale, lo stiamo stimolando a seguire questa strada. Questa è l'ipotesi che ci porterà fuori dalla situazione di stallo, però bisogna lavorare, non si può dire che cosa ha fatto la giunta regionale dopo un anno e più di governo, perché questa è una regione che ha un ritardo trentennale. Bisogna mettere le fondamenta, le radici per costruire una prospettiva, e la politica non la si costruisce in pochi giorni. È vero che la gente vuole risposte subito perché è stanca, ma è anche vero che noi con i nostri programmi stiamo mettendo in campo un'idea di politica che è vincente per il futuro, che è innovativa, che è stravolgente, che è ambiziosa, che è seria, che è credibile, che è forte, che rappresenta il domani di questa terra. Ecco perché non possiamo abbandonare questa strada, ecco perché chi ci dice che cosa avete fatto, noi rispondiamo: ci avete lasciato in degrado totale, lasciateci lavorare, perché bisogna lavorare a fondo per mettere da parte le logiche clientelari, assistenziali e affaristiche che molti hanno coltivato, e finalmente mettere al centro della politica regionale il cittadino comune calabrese e i suoi bisogni, che è quello che noi vogliamo coltivare, che è quello che noi vogliamo costruire, che è quello che noi vogliamo realizzare. E allora abbiamo messo in campo, perché le infrastrutture sono fondamentali per il futuro di questa regione, 3 miliardi e 147 milioni attraverso quali interventi? 740 milioni di euro abbiamo messo in campo sulle reti e collegamenti per la mobilità. Quello che riguarda la metropolitana di superficie di Cosenza Rende, quello che riguarda la metropolitana di superficie di Catanzaro, tutta una serie di strumenti, ovviamente quello che è la rete della mobilità anche per la città di Reggio Calabria, le grandi città, Vibo, Crotone, su cui si sta lavorando. Abbiamo 384 milioni di euro del polo logistico dell'accordo di programma quadro per Gioia Tauro, per pensare finalmente a Gioia Tauro e farlo uscire dall'idea del porto di transshipment e valorizzare finalmente il tema di interporto, l'idea della logistica, l'idea di costruire una ricchezza vera su quel territorio e non una ricchezza per una sola azienda, non per una sola azienda che si arricchisce, o invece può cercare di costruire una prospettiva per tutta una serie di aziende, di imprese dentro del territorio che possono fare la svolata, lo sviluppo alla crescita della nostra comunità. Abbiamo 110 milioni di euro nell'accordo di programma quadro dell'ambiente, che prima la Camera dei giornalisti era di 40 persone che non si conoscevano dall'altro, perché tutti quanti sono. Ora mi diceva la signora che siete pochi, per tutelare i nostri territori, perché le piogge e le migliori hanno portato alla devastazione, un poco controllo di quello che è un'idea del tema dell'assetto idrogeologico, ci ha portato una situazione di difficoltà. Allora mettiamo in campo risorse dell'ambiente, sì, con le infrastrutture, con l'intervento e l'impegno della protezione civile che governa questi processi, un'idea di mettere in campo una risposta la capacità di fare rete. Non ci sono assessori della regione che hanno un'attività a sé stante, ma ci sono assessorati che lavorano, assessori in sinergia con altri, perché questo significa fare una politica, portare avanti una politica seria. Abbiamo 160 milioni di euro per la nuova cittadella regionale. Vogliamo finalmente accorpare in un'unica grande struttura i tanti uffici che ci sono nella città di Catanzaro, per metterli tutti in un grande edificio in grado di ospitare, di rendere funzionale, di rendere competitivo e adeguato lo sforzo che noi mettiamo in campo attraverso la creazione della cittadella regionale. E i lavori sono già ripresi e saranno accelerati entro il settembre del 2013. Ci dicono
ci dice l'impresa che sarà consegnato il palazzo nuovo della cittadella regionale. I 22 milioni di euro per la protezione civile che sono serviti a dare risposte importanti, non ultimo lo sforzo messo in campo per dire alla città di Vibo, che era una città dove era ferma l'edilizia da almeno 3 anni, abbiamo firmato e sottoscritto, ci siamo assunti la responsabilità di dare a Vibo la possibilità di far ripartire il comparto dell'edilizia che era letteralmente fermo, con un'assunzione di responsabilità, perché questo significa essere classe dirigente, questo significa dire che vogliamo governare, questo significa dire che si vuole assumere fino in fondo il ruolo e la competenza di chi ha l'obbligo di dare risposte al cittadino. E in quella città nel giorno scorso ho visto gente che era entusiasta, ho visto gente emozionata perché si erano fermate le proprie attività, si erano fermati i propri studi, tanta gente non aveva la possibilità di ingrandire le proprie case, di creare strumenti idonei a dare l'opportunità alla crescita dell'edilizia, e abbiamo dato un'altra risposta fatta di saggezza e di competenza, perché ci siamo avvalsi della competenza di giovani professionisti qualificati, bravi, competenti, che hanno dato una risposta importante a quel bisogno di una comunità che attendeva da 3 anni lo sblocco di queste vicende, di queste pratiche. E poi i 438 milioni nel campo dell'edilizia, nel campo degli ospedali calabresi. Qui diventa inspiegabile ed è una cosa, ed è una delle pagine più tristi della Calabria, vedere un sindacato che si reca in procura per denunciare gli amministratori regionali. Io penso che un sindacato dovrebbe tutelare il lavoro dei lavoratori. Io credo che qui oggi ci sia qualcosa di nuovo e diverso, un sindacato che si impegna a tutelare qualche impresa, perché questo è il meccanismo. Perché mentre noi abbiamo speso, e questo fanno finta di non saperlo, abbiamo speso 800.000 euro per pagare i soggetti attuatori nominati dal precedente governo, 800.000 euro in 3 anni per non avere una sola risposta di un bando degli ospedali, e noi in 6 mesi abbiamo fatto i bandi per i 4 ospedali calabresi. Qual è la differenza? E se la differenza è infrastrutture lombarde, per meglio della regione Lombardia, abbiamo sempre detto alleiamoci con le regioni più brave, più provvedite, e quando lo facciamo ci dicono chissà quale interesse coltivate. Noi non abbiamo nessun interesse, noi abbiamo solo l'interesse di coltivare il bisogno della gente. 3 anni di soggetti attuatori pagati con 800.000 euro, 5.000 euro al mese, e non hanno prodotto nulla per i nostri 3 ospedali, Gioia Tauro, Sibari, Catanzaro, Fondi 4 e quello di Vibo. E noi in 6 mesi abbiamo fatto i bandi, abbiamo partecipato alle migliori imprese italiane, abbiamo sicuramente la possibilità di realizzare in 3 anni e mezzo gli ospedali, perché questo è quello che vuole la gente. Alla gente non interessa se vinceranno le cooperative rosse o quelle gialle, come era già previsto. La gente vuole sapere di poter avere strutture sanitarie adeguate. Vergogna che il sindacato faccia le battaglie di parte, di interesse, si preoccupi dei lavoratori. E noi la nostra partita si gioca nella trasparenza degli atti, nell'onestà delle nostre azioni. Dimostreremo quale idea e quale interesse noi coltiviamo. E quindi questa è un'altra partita importante. E ricordate quando tanti dicevano: ma dove sono i fondi FAS? Non ci sono, siete bugiardi, voi, il governo, bugiardi, i fondi FAS, quello per il sud. Poi sono arrivati 1.293 milioni di euro dal governo nazionale in un suo colpo, e allora non cominciano a dire agli avversari: ma è soltanto fantapolitica perché i soldi non ci sono.
ma insomma, che imbecilli, che ignoranti, i soldi, quando si certifica da parte del Ministero dell'Economia, si certifica un progetto che va al CIPE e che viene approvato, vuol dire, caro onorevole sottosegretario, vuol dire che i soldi ci sono. È un po' come per chi fa il sindaco, l'amministratore, il consigliere. Se è un atto deliberativo di indirizzo, non ha bisogno della ragioneria che certifica la spesa. Ma se un atto di indirizzo non lo è un atto che produce una spesa e quindi bisogna investire risorse, se non c'è la firma dell'assessorato competente al bilancio, quindi alle finanze, non si può fare l'atto deliberativo, perché vuol dire che è un atto nullo. E allora, se questo viene approvato e la Corte dei Conti poche settimane fa ha approvato questo piano per il Sud, vuol dire che i soldi ci sono. E allora adesso lo dico agli amici sindaci, agli amici presidenti delle province, all'ANAS, all'FI, a tutti coloro che sono interessati, alla regione, adesso che questi soldi sono praticamente spendibili, corriamo per investire queste risorse, per costruire investimenti, infrastrutture. Ci sono opere che potranno stravolgere il sistema Calabria. Guardate, quando venne fitto in Calabria ci disse: che vergogna, i fondi FAS, avete messo 3.000 progetti nei fondi FAS, 3.000 progetti, c'erano anche le fontanelle del paesino della Commare, magari qualche assessore, qualche consigliere, noi abbiamo messo invece le grandi opere, la Calabria cresce se c'è la capacità di respirare e di pensare in grande, perché poi le opere minori sono a cascata, ma se noi non colleghiamo il più potente con il sole delle peste, la linea dell'Esera, le grandi infrastrutture che collegheranno alcune parti del nostro territorio, se non realizzeremo il progetto che dal Saputo ci collega con la strada del domani verso il Catanzarese, se non realizzeremo la Calico Campani, se non realizzeremo queste opere, questo sarebbe il vero grande danno. Ecco perché noi abbiamo pensato a tutti i territori, all'idea di riscoprire la vecchia acropoli che è sotterranea e che con 100 milioni di euro potrà rivedere una prospettiva e una nuova identità. Abbiamo pensato alle nostre città, ai nostri territori, abbiamo pensato al nostro futuro e questo ci porta, proprio per la capacità di essere classe dirigente e lungimirante, ci porta la stima, la considerazione, l'attenzione, il rispetto sul tavolo dei romani. Venivano svergognati nel passato, oggi veniamo apprezzati per le nostre idee, per la nostra azione, per il nostro coraggio. Oggi questa è la Calabria che noi rappresentiamo fuori dai nostri confini. E la Calabria in cui siamo oppressi, non si devono vergognare di essere governati da gente incompetente. I calabresi possono trovare un viaggio per avere gente capace, che è il mio di questa terra, che vuole rispetto a tutti quelli che sono i nostri detrattori. Noi coltiviamo il sonno del cittadino comune, non dei pochi che si sono arricchiti e che vorrebbero metterci sotto e arricchirsi ancora. Questo dovete trasmetterlo sempre in giro. Non ci pieghiamo ai ricattatori di questa terra. Noi siamo con la schiena dritta. Sicuramente, quanti errori sicuramente abbiamo fatto, tantissimi, sicuramente abbiamo commesso tanti errori in questo anno, però consentitemi di dire che c'è una grande differenza rispetto a chi non sbaglia perché non fa e chi fa e magari rischia di sbagliare. Questa è la differenza oggi. Ci accontentiamo che qualcuno ci dica che abbiamo sbagliato, ma perché abbiamo fatto. Poi sarà il cittadino comune a tempo dovuto a dirci se abbiamo sbagliato meno e quanto abbiamo sbagliato. Però noi lavoriamo oggi per costruire, non per disfare, non per distruggere.
ecco perché siamo in piazza, ecco perché questa piazza straordinaria sembra un qualcosa di anomalo che stupisce tanti. Sì, non siamo venuti a parlare male di nessuno, siamo venuti per raccontare le cose che stiamo facendo, perché siamo molto innamorati delle nostre idee, dei nostri valori, dei nostri progetti e molto meno di quelli che ci vogliono male. Loro continuano a fare la loro strada. La Calabria ha bisogno di risposte. Tra 3 anni e mezzo non potremo dire calabrese, ma ci hanno messo i bastoni fra le ruote, lo sapevamo, forse non così tanto, pensavamo che ci fosse più amore, più trasporto, più adesione, più appartenenza, ma non fa niente, però queste persone, tutti questi signori che sono qui con me in prima fila, sono motivati dalla stessa forte passione di chi oggi sa che questa è la vera grande sfida di questo nostro territorio. Che la vera partita la si gioca nella capacità del fare, non più del raccontare. E allora su questi temi ci dovremo ovviamente cimentare. E io credo che anche sui temi del sociale abbiamo messo in campo per le famiglie e per le politiche sociali 152 milioni. Abbiamo messo in campo un progetto per l'immigrazione molto interessante, dando una risposta ad alcune realtà in cui vi era una situazione come Rosario di grande disagio. Abbiamo messo in campo soldi per i precari della scuola, per l'edilizia scolastica, per i laboratori scientifici. Abbiamo messo in campo risorse per la ricerca, quindi per i poli di innovazione. Ieri un altro successo, un altro risultato. Le università avranno finanziato progetti corposi attraverso il CIPE, ancora una volta verso quel piano per il Sud che qualcuno dice di non esistere, e invece il CIPE ha approvato ancora una volta progetti per circa 150 milioni, compresi alcuni finanziamenti della Regione Sicilia per quanto riguarda il mondo accademico. Ecco che cosa abbiamo prodotto. Dal luglio 2010 ad oggi abbiamo erogato agli agricoltori calabresi 178 milioni di euro. Abbiamo messo in campo un progetto ambizioso che è quello dell'enoteca regionale, perché non sapevamo dove farla, perché ogni compagno aveva qualcosa da mettere in campo, e noi abbiamo riconosciuto la valenza, il valore storico della città di Cirò e dell'Arlecchino. Abbiamo dato un riconoscimento che non è alle persone, è ai luoghi, è ai prodotti, è da dove sono nati, da dove sono conosciuti nel mondo. Voi immaginate un'enoteca regionale che non nasce a Cirò, che è una delle cose più conosciute nel mondo, il nostro vino di Cirò. E noi abbiamo deciso in maniera netta, anche nel campo dell'oleoteca regionale, di investire a Gioia Tauro e a Conigliano, dando anche qui delle risposte importanti. Abbiamo messo in campo l'idea di abrogare le leggi inutili, quelle ad persone, quelle famosi compagni, per mantenere con 50.000 euro l'associazione che serviva soltanto magari a fare qualche iniziativa e magari a garantirci il consenso elettorale. 179 leggi sono state abrogate in un solo colpo. Abbiamo oggi, stiamo lavorando per la riorganizzazione dell'ASA, dell'AFA, delle comunità montane, di tutte le società partecipate alla regione, in modo da snellire, semplificare, risparmiare risorse. Abbiamo messo in campo un'azione dei costi della politica. Siamo stati i primi in questo paese lo scorso anno a tagliare le risorse ai consiglieri regionali per 1.250.000 euro, e quest'anno abbiamo fatto una serie di scelte che ci porteranno entro il nuovo anno a un taglio di 4 milioni e mezzo nel nuovo anno, e quando saremo a regime con la nuova legislatura, con la deportazione degli assessori, dei consiglieri e tutta una serie di finanziamenti, avremo un risparmio annuale che si può aggirare contestualmente complessivamente intorno a 50 milioni di euro. Ecco che cosa abbiamo avviato. Abbiamo avviato la stagione delle riforme nel momento più particolare per un paese, per una regione. E proprio in questo momento abbiamo pensato di ridisegnare la regione, proprio perché diventa importante non restare indietro, proprio perché diventa fondamentale guardare a una idea e una prospettiva che sia finalmente funzionale ai bisogni della collettività. Ecco che abbiamo ancora una volta
voluto dare un segnale tangibile del nostro impegno nella lotta al crimine organizzato per l'affermazione della legalità contro i poteri criminali, contro la 'ndrangheta, e abbiamo messo in campo attraverso la collaborazione con la Commissione regionale antimafia, antindrangheta, abbiamo messo in campo una legge regionale sulle aziende che denunciano i target, i mutui ventennali per presidi per le forze dell'ordine e la magistratura per cercare di costruire qualcosa di importante, l'utilizzo dei beni confiscati per uso formativo e culturale. Abbiamo messo in campo 7 milioni di euro nelle zone ad alta densità mafiosa per mettere dei docenti nelle scuole, anche nelle ore pomeridiane, proprio per cercare di dare una formazione aggiuntiva ai nostri ragazzi in queste aree così difficili. Abbiamo pensato, ovviamente, e approvato al momento una legge in giunta per i testimoni di giustizia e per ampliare le garanzie alle vittime dell'andrangheta. E abbiamo ancora una volta pensato di riformare la regione partendo dalla sanità, sì, proprio da un settore così delicato come quello della sanità. E allora quando ci dicono o vi raccontano, ma qui chiudono gli ospedali, è una vergogna, scopelliti, ci stanno chiudendo l'ospedale, dovete rispondere che l'ospedale ve l'hanno chiuso 5, 10 anni, 15 anni fa, quando invece di potenziare le vostre strutture le delegittimavano, quando la politica non aveva il coraggio, anziché chiudere le parti, pensava bene la politica, magari di fare le denunce attraverso magari manager o qualcun altro, e giustamente arrivavano i NAS e chiudevano i reparti, e quei reparti non venivano ammodernati e riqualificati, ma quei reparti venivano chiusi. E quando un ospedale ha soltanto 3-4 reparti, oggi nel terzo millennio, in un paese che vuole essere moderno, in Europa, in un'Europa come questa, sicuramente non si possono più chiamare ospedali che hanno 40-50 posti letto, perché sono presidi di morte e non presidi di salute. E questa è la battaglia di civiltà che noi dobbiamo portare avanti. La gente non è interessata ad avere un posto letto in ospedale che non gli garantisce l'intervento. La gente, quando va in ospedale per essere ricoverata e casomai operata, vuole sapere che nell'ospedale c'è la rianimazione, perché può avere qualcosa di imprevedibile. La gente vuole sapere di avere professionisti seri, adeguati, di qualità, non gente che non ha strumenti, che non opera da anni su alcune patologie e problematiche serie. Ecco perché noi dobbiamo avere il coraggio di invertire la tendenza, di riuscire a recuperare il bisogno reale dei cittadini, che sono di la riduzione delle liste di attesa, mettere in campo le nuove tappe, le nuove risonanze magnetiche, la possibilità di non far attendere il cittadino per una patologia, per un esame, ma dall'altra riuscire a garantire negli ospedali che si possono definire ospedali la possibilità di avere risposte certe. Ecco perché continueremo su questa strada a lavorare fino in fondo a coloro che sostengono e continuano a dire che stiamo rovinando la sanità. Noi diciamo soltanto che da una parte stiamo riducendo gli sperperi che altri hanno messo in campo, e dall'altra ancora, con le risorse dell'articolo 20 e con altre risorse, stiamo costruendo nuovi ospedali, stiamo creando le ristrutturazioni come l'ospedale qui di Cosenza, 68 milioni di euro per la riqualificazione e la ristrutturazione della Università del Vaticano Santo. Abbiamo fatto investimenti importanti su tutti gli ospedali, quelli di Catanzaro, quindi qui da Segiaccio, l'abbiamo fatto anche per l'ospedale Rubini di Reggio Calabria. Abbiamo messo in campo tutte queste risorse che erano ferme dal 2007 e che il governo nazionale non trasferiva alla regione perché non erano i progetti, perché non erano all'altezza di avere questo trasferimento, e noi in poco meno di 8 mesi siamo riusciti a ottenere in un momento di crisi anche queste risorse che si rischiava di perdere. Ecco quante cose noi abbiamo messo in campo, ecco quanto diventa forte la sfida della sanità. Ecco che l'anno scorso abbiamo risparmiato in soli 6 mesi, dal giugno 2010 al dicembre 2010, 78 milioni di euro. E ricordatevi che quest'anno abbiamo l'obiettivo di risparmio di 58 milioni di euro. Io sono convinto che anche quest'anno manterremo questo stato, questa capacità di risparmio rispetto a spese inutili. E guardate, lo dico perché voi come me, come tutti noi, pagate le tasse. Noi abbiamo 3 miliardi e 400 milioni di euro che ogni anno finiscono
finiscono nel sistema sanità, nel pianeta sanità, e poi tutte le tasse che paghiamo, che sono 122 milioni di euro, insieme a 78 milioni di euro, a 57 milioni di euro di somme aggiuntive, la super tassa che il cittadino calabrese deve pagare perché ce l'impone il governo per rientrare dentro la sanità, sono tutte risorse che invece di finire per l'occupazione, per nuove scuole, per la didattica, per creare, diciamo così, investimenti nel campo dei servizi sociali, per le famiglie bisognose, per le aree disagiate, tutte queste risorse vengono tutte quante annualmente accantonate per versare nella sanità. Quella stessa sanità che non riesce a fornire risposte adeguate ai bisogni della gente. Ecco perché noi dobbiamo incidere nei risparmi, perché in una stagione del federalismo, una stagione difficile, in tagli, noi quelle risorse le possiamo recuperare anziché buttare la sanità per fare qualcosa di nuovo. Allora quando scendono le piazze i sindaci strumentalmente, gli amministratori politici per dire ci chiudono gli ospedali, beh, dovete rispondere. Finalmente c'è qualcuno che ha il coraggio di cambiare la Calabria. Siamo qui per cambiare, non per garantire gli abusi. Non siamo qui per legittimare gli abusi di chi si è arricchito. Non servono queste strutture, sono inutili, non sono presidi di salute. Dobbiamo avere il coraggio di incidere, di andare avanti, perché noi da qui a qualche settimana, un mese, due mesi, metteremo in campo sul debito del 2001-2008 428 milioni di euro che saranno trasferiti agli imprenditori, quindi a cascate lavoratori che hanno aspettanza adeguate, e quindi daremo linfa. E per avere sbloccato questi 428 milioni di euro, no, noi abbiamo dovuto lavorare per avere l'accensione del mutuo. Ci presenteremo le prossime settimane a Roma, ancora una volta al tavolo massicci, per spiegare che l'azione di riforma va avanti e sono convinto che molto presto avremo la possibilità di saldare anche i debiti dell'annualità 2009-2010 che ci consentiranno di avere 700-800 milioni di euro da mettere in circolo ancora una volta in Regione Calabria. Capite di che cosa stiamo parlando? 428 milioni di euro, e da qui a forse 6-8 mesi altri 800 milioni di euro che valgono la chiusura di qualche ospedale inutile, di qualche mafioso che stimola magari il cittadino a scendere in piazza a difendere il proprio potere, il proprio interesse. Ecco cos'è il rinnovamento, ecco cos'è la novità vera oggi in Calabria, ecco che cosa rappresentiamo noi con questo sforzo, ecco qual è l'idea di questa classe dirigente. Questa classe dirigente è la vera grande forza di questo gruppo dirigente, e la capacità di essere uniti e coesi. Quante volte leggiamo l'UDC adesso abbandona la maggioranza, ma non si rassegnano proprio, anzi vi diremo che molto presto può darsi che la maggioranza aumenti addirittura, perché la credibilità di questa classe dirigente fa sì che da questa regione si possa lanciare un messaggio che significa la costruzione del popolo dei moderati, di lanciare un messaggio di rinnovamento, di cambiamento che servirà anche al paese. Ecco perché anche questa manifestazione oggi ha un sapore che non è prettamente locale, è un segnale forte per dire a tutta l'Italia, al popolo dei moderati, svegliamoci, scendiamo in piazza, rivendichiamo il debito. E ultimo, per concludere, e finisco questo mio intervento, il nostro
la nostra parte conclusiva del mio intervento è dedicata ai giovani, a quelli che vivono di speranza come noi, a quelli che sognano di costruire un futuro e un avvenire diverso. Noi siamo qui per lavorare per loro. E allora dal giorno 10 ottobre partirà quel progetto di riforma che vedrà 80 giovani impegnati, 40 sul versante della pubblica amministrazione e 40 nella sanità, con la LUS e la Bocconi, a fare un corso di alta formazione per costruire la nuova classe dirigente burocratica, perché la politica è cambiata, si è rinnovata, il meglio, il peggio lo scopriremo, ma la burocrazia continua ad essere una delle palle al piede del sistema paese e noi vogliamo rinnovarla questa stagione, vogliamo costruire un avvenire importante per i nostri giovani. Dal 17 di ottobre 3.119 giovani lavoreranno nelle imprese attraverso il bando che abbiamo fatto e avranno un contratto a tempo indeterminato, e lavoreranno nelle imprese 3.119 giovani in Calabria. Questa è la risposta che noi stiamo dando con un investimento di 75 milioni di euro. E poi ci sono i progetti del microcredito per il lavoro autonomo, 25 milioni per 200 progetti approvati. C'è il bando dei giovani imprenditori per le microimprese, 20 milioni di euro. I centri di aggregazione giovanile, le graduatorie ormai sono pronte, 18,7 milioni di euro. I rimborsi per master e dottorati, 8 milioni di euro. La formazione per operatori sociosanitari, creeremo 500 figure OS che saranno giovani che domani in una sanità e in un sistema sociosanitario e socioassistenziale adeguato e rinnovato, che riesce a sostenersi attraverso i finanziamenti e i pagamenti costanti della regione, potranno trovare occupazione al servizio delle fasce svantaggiate e disagiate di questa comunità. Abbiamo investito anche per 4.500 lavoratori per la costruzione del ponte sullo Stretto. E qualcuno ci ha detto, ah, guardate al ponte, non si farà mai. Beh, noi siamo molto più avanti, a Roma ci hanno detto, la Regione Sicilia è molto indietro. Beh, se si costruirà, noi saremo pronti. Tanto non ci sono sperperi su questo versante, ci sono procedure avviate. Se non si costruirà, pazienza, noi siamo convinti che si costruirà e che 4.500 giovani serviranno sicuramente per la sua realizzazione. E allora prima nel corteo, nella fase iniziale, ho incontrato tanti amici, anche amici di un tempo, e mi è venuta in mente un'idea di uno striscione antico, di un tempo, era lo striscione di quando eravamo giovani, che oggi secondo me è sempre attuale. Diceva, siamo solo noi l'ultima trincea, lottiamo per la vita, lottiamo per l'idea. Oggi noi siamo qui per garantire questa idea, per garantire questo sogno. Siamo qui perché, come diceva Ezra Pound, rendi forti i vecchi sogni, perché questo nostro mondo non perda coraggio. Noi abbiamo tanto coraggio, perché abbiamo tanta voglia, perché noi siamo qui per costruire insieme a voi l'avvenire di questa terra. Noi siamo convinti, da coloro che hanno più capelli bianchi a quelli che sono più giovani, di essere veramente una classe dirigente che si vuole giocare una grande partita. Siamo qui con un segretario nazionale di un partito, l'onorevole Lucara, siamo qui con i parlamentari, con i consiglieri regionali, con tutti coloro che sono i coordinatori regionali, tutti coloro che stanno in prima linea, i sindaci, gli amministratori, i presidenti delle province, per rivendicare l'idea che questa classe dirigente è stata demandata dal consenso popolare per governare questa regione. E che noi lo vogliamo fare fino in fondo, perché crediamo che più di noi nessuno oggi possa dare le vere e le grandi risposte. Ecco perché dobbiamo continuare a coltivare questo sogno, l'idea di trasmettere un messaggio, che è un messaggio di speranza, perché questa Calabria possa veramente cambiare. Noi ci crediamo, e voi oggi che siete in piazza, che siete costruiti,
nostre idee, dei nostri progetti, continueremo a lavorare per dare le risposte serie a una comunità che ama come noi la nostra Calabria. Viva la Calabria, viva l'Italia!